Come ci siamo lasciati, quindi all'osservazione 231, ripeto che vi introduco il numero dell'osservazione, la tipologia, guardate commissari, il richiedente, quindi se ci sono delle incompatibilità che non vi consentono di votare l'osservazione, io non posso dire il nome perché siamo in registrazione dell'osservante, e vi dico il parere istruttorio che andiamo a votare. Allora, l'osservazione 231. È un'osservazione di carattere cartografico, per cui l'ufficio presenta il parere di accoglimento. Se non ci sono osservazioni, metto in votazione. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 232. È di carattere normativo. L'ufficio ci presenta un'istruttoria di non accoglimento. No, eh. No, Non non accoglimento. accoglimento o accoglimento? Di non accoglimento. Osservazione 232. 200? 32. Ma è cartografica? No, è normativa. No, Ah, ecco, non capivo. no, osservazione normativa 232. Ah, Parere scusa su un una. attimo, scusa. No, avevo capito cartografica, la cercavo, non la trovavo. A normativa, ok. Beh, metto in votazione. Chi è Allora, ho favorevole? la telefonata. Chi Scusate. Bene, allora metto in votazione la 232, normativa, parere dell'ufficio, non accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la consigliera Rugani. Scusa un attimo, ma questa qui è normativa o è una scheda norma? La 232 normativa ora, quella che facciamo ora, la 233 è una scheda norma. Perfetto. La 233 è una scheda norma e ha come parere dell'ufficio il non accoglimento. Bene, ci sono osservazioni? Se non metto in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come sopra. Osservazione 234. È un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento.
Mette voti. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 235. Questo è di carattere normativo. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. Su questa votiamo. Favorevoli? Tutti. 236. Anche questa di carattere normativo con lo stesso parere istruttorio dell'ufficio, non parziale accoglimento. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Tutti favorevoli. Osservazione 237. È un'osservazione che riguarda la classificazione degli edifici. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Tutti. 238. Riguarda una scheda norma questa osservazione e riporta un'istruttoria dell'ufficio di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Lugano, astensione. 239. È un'osservazione normativa questa. Con un'istruttoria di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Duecentoquaranta. Osservazione che riguarda una scheda norma. L'ufficio non accoglie. Metto in votazione, favorevoli, contrari, astenuti, Rugani, astenuta. Osservazione 241, di carattere normativo. L'ufficio accoglie. Questa qui io me la ricordo poco, ti devo dire la verità. Se te la ricordi, Jacopo. Devo prendere l'osservazione.
L'ufficio se può venire, se può aiutare un Sì, se momento l'ufficio se la ricorda, se mi fa sull'osservazione favore. 241, più che altro per capire l'oggetto, credo che sia. Era riguardava, se mi ricordo bene, lo sto cercando anch'io, un problema, chiedeva la riduzione del parametro della superficie per Della prima consentire. casa, Sì. la casa. Ecco, guardate che nell'istruttoria lui dice che in sostanza l'oggetto della sua richiesta era già stato anche espresso da altre osservazioni, per cui l'accoglimento è conseguenziale. Sì. Una roba generale. Allora, metta i voti. Chi è favorevole? Tutti. Scheda norma. L'ufficio non accoglie. Motivazione è la stessa, quindi ricade in porzione di territorio rurale e quindi non è pertinente con la pianificazione operativa. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. 243. Osservazione sulla classificazione degli edifici. L'osservante chiede che sia classificato un fabbricato e l'ufficio accoglie. Favorevoli? Tutti. 244. Osservazione cartografica. Riguarda la resede, un'osservazione sulla resede di un fabbricato che viene accolta dall'ufficio. 5. È favorevole. Consigliere Iacomini, contrari? Astenuti? No, favorevole, ok. 245. Osservazione a doppia natura sulla classificazione dei fabbricati e sulla cartografia. Viene accolta la parte di classificazione, viene respinta la parte cartografica. Chi è favorevole? Tutti. 246. Anche questa stessa natura riguarda la classificazione degli edifici e la cartografia. L'ufficio non accoglie. Scusa, Jacopo, ora io mi c'ero segnato un P2, cioè ho sbagliato io. 2 era in zona P2, si era già modificato. Probabilmente la stessa modifica P2 e P4, in più c'è la questione della classificazione degli edifici e anche della Ma, partizione. sì, volevo capire, siccome mi ero No, segnato scusa, P2. Riccardo, qui lui chiedeva di andare in E2, la zona è P2 e chiedeva di andare in E2, infatti è non accolta. Sì, ho capito, però vedi sopra c'è scritto ed è in zona P4. Aspetta, Sì, Errore, perché allora. c'era l'errore. Esatto, Ah, era un errore, era la P2, non P4. P4, tutte P4 in realtà erano P2. Ecco, volevo capire, ecco, P2, Sì, ecco, ne perfetto. troverete tante così, non so se vi ricordate, ce ne sono state tante che avevano rilevato questo errore, che era probabilmente un errore, come dire, di sovrapposizione delle simbologie.
Sì, mi ricordo, ora però siccome me l'ero segnato, forse ho capito. Ma Va bene. anch'io mi ero segnata qualcosa, ma non chiedeva da due recente lui. Lui chiedeva, aspetta, lui è, aspetta che controllo un secondo, lui è un E2, è un 2, ok, come edificio, chiedeva recente. Chiedeva recente, quindi io mi ero segnata che non Ma era d'accordo. l'abbiamo modificata, si propone di modificare la classificazione dell'edificio in edifici allo stato di rudere o significativo stato di degrado. Lui Ma chiedeva questo una è intendo, cosa, quindi è Manuela. per questo che è parzialmente No, lui accolta. chiedeva Non era quella lì, recente. non è quella lì, Manuela. 246 è non accolta, Manola. Non Ah, la... No, sbagliavo con la due. Scusa, scusa, mi sembrava quell'altra. no, va bene. Sì, me la ricordo. Viene accolta in nessuna delle due parti, cioè né per la classificazione né per la cartografia, quindi viene Esatto. mantenuto il valore ambientale Sì, come sì. Sì. edificio e la partizione spaziale. Il P4, P2 è l'errore solito invece. Sì, ok, per me ok. Vabbè, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Contrario, Michela? Ok, allora siamo tutti. Duecentoquarantasette. È un'osservazione cartografica. Il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Stesse ragioni di impegno di territorio rurale. Favorevoli? Tutti. 248. Osservazione normativa. L'ufficio non accoglie. Favorevoli? Tutti. 249. È analoga, riguarda la normativa. Favorevoli? Tutti. 250. Riguarda una scheda norma. L'ufficio accoglie parzialmente. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani? 251. Anche questa riguarda la scheda norma e anche questa è di parziale accoglimento. Probabilmente fa riferimento alla stessa area, alle stesse proprietà. Scusate un attimo. Scusate, ho finito. Confermo che è analoga alla precedente. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Come sopra. 252.
Cambia zona, non si cambia tipologia perché è sempre una scheda norma, il parere dell'ufficio è di non accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Come so. Osservazione cartografica 253. L'ufficio accoglie. È una correzione richiesta dall'osservante questa. Favorevoli? Tutti. 254. Anche questa è cartografica. L'ufficio accoglie e consiste nell'adeguamento proposto dall'osservante della perimetrazione di un nucleo rurale. Favorevoli? Tutti. 255. Anche questa è un'osservazione cartografica che viene accolta dall'ufficio. Viene proposta l'allargamento di una zona RA, rettificando col confine di proprietà. Favorevoli? Tutti. Cartografica anche la 256. L'ufficio qui accoglie parzialmente. E adegua non secondo quanto richiesto dall'osservante, ma secondo considerazioni che riguardano l'esame che abbiamo fatto in sede di discussione. Chi è favorevole? Chi è con tutti? Si passa alla scheda norma. L'osservazione risulta non accolta nell'istruttoria dell'ufficio. Questa qui non me la ricordo male, è quello che se si, cioè non si accoglie perché se si accoglieva gli si poteva fare un danno o sbaglio io, perché lo limitava anche in un eventuale No, cambio. questa qui, ascoltami Riccardo, no? Questo qui è il campo dove, sulla via Paduletto, dove c'è quella casa in mezzo al campo, che volevano fare una Che scheda norma. proponevano una rotatoria, non so se ti ricordi. Sì, ho capito, grazie. E 6 unità immobiliari, se mi ricordo. Sì, è una previsione di trasformazione Sì, snob. ok. Ok, favorevoli? Tutti. 258 riguarda la classificazione degli edifici. L'ufficio non accoglie. Jacopo, queste qui erano quelle che ti avevo segnalato, no? Che a me mi risultavano da rivedere, che però non mi sembrava di averle riviste, ti dico la verità. Te me l'avevi controllato? Sì, io ti avevo anche detto che queste qui si erano. Date, vi dico anche quando, perché si era fatto con l'Antonella questo lavoro. Ma c'ero anch'io, perché io non mi sono segnata nulla, ti dico la verità. Secondo me non c'eri. Infatti. Aspetta, te l'ho visto? Sì, se l'è sempre lì, se no, t'ho detto, le rivedo un consiglio, insomma. Purtroppo ho avuto queste assenze e. Sì, 258, mi torna. La 258 è nel verbale. L'Antonella lo sa, ora non c'ho scritto la data qui, però insomma è una commissione di agosto. Ok.
Antonella, te lo ricordi si fece questo lavoro? Le è stato anche Michela c'è il verbale trasmesso per la composta? 5 agosto. 5 agosto, ecco. Perché non mi ero segnata niente, quindi secondo me erano sempre da rivedere. Michela, il 5 agosto. C'ero? Sì, ne Io hai anche l'avevo parlato. ingrassato. Perché E è un comunque. edificio 1. Sì, è un edificio 1 che te, infatti, sei intervenuta per chiedere chiarimenti per quanto riguardava la normativa dell'ampliamento sulla normativa degli 1. No, c'eri in commissione. Ah, forse l'avevo vista da rivedere perché si era detto di riguardare un attimo la normativa degli uno, c'è cioè qualcosa che. Io però non avevo annotato niente. Io il 5 Ma agosto ho neanch'io. notato che andava tutto bene. Sì. Non era una sospesa da rivedere, perlomeno per No, no. l'ufficio, eh? C'era solo questo discorso della normativa, ecco, che ci eravamo appunto lasciati, che lì Forse uno che l'avevo dopo. scritto per quello, non me lo ricordo, va bene, dai. Va bene, comunque l'oggetto è chiaro, è una richiesta di riclassificazione di un edificio di matrice storica. Chi è favorevole al non accoglimento dell'ufficio? Contrari? Astenuti? Astenuta Ruba. Una scheda norma. Siamo a Capezzano, l'ufficio non accoglie. È uguale alla 257. Infatti, è analoga. Chi è favorevole? Tutti. 260. È No. un'osservazione. Osservazione cartografica. Chi non accoglie. Segnalo che ci sono delle articolazioni di voto qui. Sì. Forse questa è quella che dicevo io. Io ascoltami, Riccardo, se non ti Scusate. ricordi, sì, io vi No, ero volevo dire segnata. se questa qui accogliendola è quella che magari vedo, mi sembra sì, quella E2, cioè che se si accogliesse lui se volesse fare un cambio di destinazione non l'avrebbe potuto fare o mi sbaglio io in futuro? È per quello che fu deciso di non accogliere l'osservazione perché magari si poteva fare un danno. Se te la ricordi Alberto, questa qui? Dimmela un po', è così o sbaglio io? Sì, perché io mi ricordo che si discusse, anch'io discussi, perché però non mi ricordo bene se era questo il motivo, perché se no è chiaro che è giusto non accoglierla, se fosse che si fa un danno. Te Simone te la ricordi questa? No, per ora cerco di rimetterci testa. Ufficio, Allora, visto che c'è anche sì, no, un'articolazione. io ci avevo appunto annotato che la commissione aveva pareri non concordi. Sì, In era Riccardo e particolare, Erna era Michele. favorevole all'accoglimento dell'osservazione. Ma ero favorevole, ma volevo capire se accogliendola si poteva fare un danno. No, no, non gli cioè in realtà se vedi la risposta, non gli cambia niente. È la 260, 260. perché lui chiede la trasformazione, è in E2, no? E quindi chiede la modifica di metterlo in edifici specializzati con funzioni non agricole, no? Appunto. Dicendo che è una falegnameria che ha bisogno appunto di potenziare le attività Se non lavorative. gli si Ma accoglie, lui questo va, è lì un cambio di no. destinazione non la può più fare. Ma lui dice, lui ha timore che con il potenziamento, cioè che essendo in E2 non possa fare il potenziamento dell'attività e invece la può Appunto, fare tranquillamente, non c'entra niente la è quello. partizione Sì, spaziale, non ma chiede il cambio d'uso, lui Simone, vuole Simone, Simone. potenziare
Lui dice per poter permettere di ottemperare alle necessità lavorative e di potenziamento dell'impresa stessa in Sì, ma futuro. sì, ma mi ricordo ci fu una discussione che si disse nell'area sede, lo può fare, è sufficiente, poi invece se dovesse un giorno fare il cambio di destinazione, se gli si cambia, non lo può fare, anche nell'ottica di delocalizzare. Vabbè, ma lui questo non chiede, cioè è No, vero, come capito, ma edifici volevo speciali. ragionamento, io ho capito Manona, l'ho capito, ora volevo sapere se Simone si ricordava questa cosa qui. Lui, se noi accogliamo l'osservazione, un giorno lo può fare il cambio di destinazione di quell'area? Se noi gli accogliamo l'osservazione. Allora, lui chiedeva di avere una classificazione di, ho capito bene? Sì, chiedeva. Manola, la Manola è No, sparita. eccomi, no, stavo cercando le norme. Allora, No, lui allora, chiede. però facciamo un passo alla volta. Lui chiedeva una classificazione di. No, no, lui chiedeva, dice, si chiede quindi, vista la presenza di molte altre attività con la Realizzare stessa costruzioni non agricole. destinazione, di inserire quest'area, che adesso è in area agricola, inserirla in E2 in particolare e inserirla in edifici specializzati con funzioni non agricole, sempre all'interno dell'articolo 47, per poter permettere di ottemperare alle necessità lavorative e di potenziamento dell'impresa stessa in futuro. Cioè lui dice, Scusa mettimeli come edifici. Sì? Manola, scusa, soltanto per capire. È quella classificazione, diciamo, paragonabile alle zone D, cioè che ha quella retinatura particolare Sì. che noi abbiamo, giusto? Allora, gli edifici specializzati sono quelli che hanno una linea tratteggiata e sono quelli che sono specializzati con funzioni non agricole. Produttive, eccetera. Come le zone per capirsi di che sono nel territorio urbanizzato Sì. sostanzialmente. Oh. Quindi noi gli stiamo rispondendo, poi dopo si arriva anche a quel che dice Riccardo, però noi gli stiamo rispondendo, guarda, le caratteristiche dell'area in questione non rispondono alla classificazione che tu ci chiedi, però le tue esigenze di proseguimento dell'attività produttiva e anche di ampliamento dell'attività produttiva sono soddisfatte dalla norma perché nelle due l'ampliamento delle attività, diciamo, non agricole, in questo caso produttiva, artigianale, è consentita. E fino qui, diciamo, mi sembra tutto chiaro. Dopodiché Riccardo chiede in più, diciamo, per una considerazione, diciamo, di carattere anche generale. Ma nelle zone 2 è possibile il cambio d'uso a certe condizioni? E Nelle magari zone 2 credo di sì, ma no? non è, cioè è com'è, è Non l'ha com'è. chiesto l'osservante, Manola, è chiaro, l'osservante non l'ha chiesto, ma Riccardo lo voleva sapere per una considerazione più di carattere generale. Ma lo sapete perché lo volevo chiedere, no? Nel cambio 2 c'è il cambio d'uso e quindi lui, quello che mi ricordavo questa discussione, essendoci il cambio d'uso, un giorno lui potrebbe delocalizzare l'attività produttiva e chiedere il cambio di destinazione, cosa che mi ricordo non lo poteva fare se gli si fosse classificata in questi edifici Allora, specializzati con Riccardo, funzioni. sicuramente se era classificato come edificio specialistico, la norma mi sembra non consenta il cambio d'uso. Appunto, no, no, va Allora, bene, io allora sulla base di questo. mentre sugli E2 probabilmente ci sono Sì. spazi Allora, maggiori. le due. Ammette la destinazione in generale, aree Ho capito prevalentemente bene. agricole, produttive specializzate e residenziale è compatibile. Sì, ho Ora. capito. Quindi gli si farebbe un danno, no? Se un giorno lui vuole riconvertire quell'area lì, non la può riconvertire, invece se resta in E2, sì. Io sono favorevole al non accoglimento. L'intento della tua domanda è chiaro, sì, è ulteriore rispetto a quello della richiesta dell'osservante, chiaro, chiaro. Va bene. Ok. Lo metto in votazione allora. Chi è favorevole al non accoglimento? Una cosa perché non ci si confonda, il cambio d'uso in residenziale c'ha comunque le regole che abbiamo discusso diverse volte, che Certo. conoscete. Vi torna il ragionamento? Allora, Iacomini l'ho visto, lei l'ha visto, chi è contrario, chi si astiene, Giuliani astenuto. 261. No, 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 Jacopo, contraria. Rimango dell'opinione che avevo
quando abbiamo visto l'osservazione. Okay. 261. È un'osservazione sia normativa sia cartografica. Il parere dell'ufficio è di parziale accoglimento. Accoglimento è quel P2. Non ho capito la domanda, Riccardo, che chiedevi? Il cambio da P4 a P2, no? L'accoglimento. Sì. Ok. Sì, perché il resto richiede la variante, siamo al Sì, 32. sì. Chi è favorevole? Tutti. 262. L'osservazione è cartografica e ha un parere istruttorio di accoglimento. È una riperimetrazione in sostanza, un aggiustamento. Chi è favorevole? Io, ah, scusa. Tutti. 263. Daniela, Anche questa è cartografica e l'ufficio la accoglie. un attimo, scusate. Ok. Secondo le indicazioni dell'osservante. Chi è favorevole? Tutti. 264. Riguarda la classificazione degli edifici. L'ufficio accoglie parzialmente. Non ho capito, 200? 64. Ok. Riguarda la classificazione degli edifici. Ecco, viene riclassificato l'unico fabbricato storico fra quelli oggetto dell'osservazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. 265. È un'osservazione cartografica che l'ufficio accoglie. Anche questa è una perimetrazione che viene, come dire, rivista a seguito dell'osservazione. Chi è favorevole? Tutti. Cartografica anche da 266. Qui, ascoltami, c'è scritto articolazione di voto diversa, però vi No, ricordo. no, no, ma c'era scritto perché era. Esatto, sì, Ah. però l'avevamo rivista e l'avevamo accolta, ve lo ricordate, no? Questa era Vai, una delle ultime che si è riguardato. vai, Sì, perfetto, solo l'avevo infatti. fatto prima io, ok. Tra l'altro c'è anche dei casi omogenei, ricordiamocela nel seguito perché l'abbiamo valutata insieme. Accolta per l'ufficio, chi è favorevole? Tutti. Cartografica anche da 267. Parzialmente accolta per l'ufficio. Viene praticamente accolta nella riperimetrazione proposta dall'osservante per la partizione ritenuta compatibile.
Favorevoli? Tutti. Cartografica 268. È accolta dall'ufficio e esclude un piccolo fabbricato dalla zona storica del Lido. Favorevoli? Tutti. 269, osservazione normativa. L'ufficio non accoglie. Riguarda il tessuto edilizio della città storica, anche questa, Lido di Camaiore. Attimo. Non capisco, Riccardo, che dici? No, scusa, non me la ricordo, questa cos'era, scusami. Questa riguarda la possibilità richiesta dall'osservante di poter avere un ampliamento in superficie nel tessuto edilizio storico del Lido. Ok. L'ufficio non accoglie. Chi è favorevole? Tutti. 270, l'osservazione anche qui è normativa. Anche in questo caso l'ufficio non accoglie. In sostanza la previsione è in contrasto con le disposizioni che riguardano, come dire, le esigenze e le politiche che vogliamo promuovere per la casa e sia nello strutturale che nell'operativo. Chi è favorevole al non accoglimento? Tutti. 271, osservazione cartografica. L'ufficio accoglie. È favorevole? Tutti. 272, anche questa cartografica. L'ufficio in questo caso non accoglie, riguarda un impegno di suolo inedificato in territorio rurale. Parere dell'ufficio non accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. 273. Osservazione normativa, l'ufficio non accoglie, riguarda in sostanza il mantenimento delle facoltà edificatorie previgenti, quindi del regolamento urbanistico, operazione che non è neanche possibile ai sensi normativi. L'ufficio non accoglie, chi è favorevole? Me lo ridite un attimo, scusate, mi sono un po' perso. Chiede che vengano confermate le possibilità edificatorie previste nel vigente RDU, Ah. indipendentemente da che sia rurale, urbanizzato. Chi è favorevole? Aveva tutti in ambiente, ma anche te, Riccardo. Favorevole? Sì. Ok, scusate, accendo il trasformatore un momento perché sennò mi si spenge il computer. Allora, ecco. Allora, osservazione
274 riguarda la classificazione degli edifici. L'ufficio la accoglie classificando l'edificio. Chi è favorevole? Tutti. 275. È una scheda norma e l'ufficio la accoglie parzialmente. Favorevoli? Contrari, astenuti, allora, due voti di astensione. Cioè. R. Rugà. 276. È un'osservazione normativa che l'ufficio non accoglie. L'oggetto della richiesta prevede approfondimenti che non sono accoglibili in sede di piano operativo. Chi è favorevole? Tutti. Settantasette. Osservazione cartografica. Questa è una di quelle che si è vista ultimamente, no? C'è stato un sacco di approfondimento istruttorio, anche il parere dell'ufficio, che l'abbiamo riverificato 100 volte, è di non Come accoglimento. eravamo rimasti d'accordo, che c'era anche quella problematica dell'usufrutto, no? Infatti anche a me ci avevo scritto vedere sotto, ma Sì, c'è infatti c'è un appunto qui da parte proprio di voi è due. stato vedere. no, infatti non so se vedete la risposta che è stata lievemente modificata. Non accolta, premesso che non appare chiaro se l'osservante, quale usufruttuario, abbia titolo a presentare l'osservazione, perché abbiamo approfondito con l'ufficio legale, come aveva richiesto l'assessore, e abbiamo visto che secondo che situazioni l'usufruttuario può presentare anche delle osservazioni. Ci sono dei moduli di comuni che nel modulo dell'osservazione chiedono, insomma, citano anche l'usufrutto, l'usufruttuario. Nel caso specifico, però, quell'usufrutto che era stato dato temporaneamente, nell'atto non citava, non dava la possibilità all'usufruttuario di presentare domande particolari, dava solo l'usufrutto per l'esercizio dell'attività. Quindi ecco perché diciamo non abbiamo la sicurezza al 100% che il soggetto potesse presentare l'osservazione. Comunque, in ogni caso, rimangono le problematiche di tipo tecnico di cui avevamo già discusso, relativo, vi ricordate, alle superfici, no? Sì. Però, insomma, Quindi non è che non contestiamo, non è che diciamo non poteva essere presentata l'osservazione, ecco, voglio dire, il punto era questo. diciamo che l'ufficio dice, se capisco bene, che non è chiaro il profilo della legittimazione, no? Sì, Cioè, infatti. quindi, premesso che non c'è chiarezza sulla possibilità o meno di presentare l'osservazione, perché ora io non ho approfondito, ma sostanzialmente questo dipende da come nasce l'usufrutto, no? Dagli accordi che ci sono nel momento della costituzione del diritto reale, immagino io. Quindi, premesso che non c'è chiarezza, perché nel contenuto tipico dell'usufrutto non credo che ci sia la possibilità di chiedere, insomma, modifiche di carattere urbanistico, però
tra il nudo proprietario e l'usufruttuario possono anche essere intervenuti accordi, no, di un certo tipo piuttosto che altri. Diciamo, siccome questa questione mi pare non chiara, ora io ripeto, non l'ho approfondita, ma all'incirca dovrebbe stare in questi termini. L'ufficio dice: premesso che la legittimazione attiva, no, non è chiara, in ogni caso ci sono questioni di merito dirimenti, no? Ok? Sì, che è la discussione che avevamo fatto. Ricordo che questo aspetto sulla facoltà e la possibilità di presentare osservazioni da parte del soggetto era andata fuori in fondo, no? Tra l'altro, che aveva richiesto questo approfondimento nonostante se ne fosse parlato nel merito. Va bene. Chi è favorevole al non accoglimento? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuti, Rugani. Allora, osservazione 278. Sì, esce il consigliere Iacomini. Allora, questa riguarda la classificazione di un edificio che risulta essere parzialmente accolta, un edificio in precedenza non classificato. Chi è favorevole? Tutti. 279. Stessa situazione di classificazione, ma in questo caso non è accolta. È il caso inverso in cui si chiede il recente su un fabbricato che invece è natura storica. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuta la consigliera Rugani. 280. È cartografica e è analoga a quella che abbiamo visto, cioè diciamo l'abbiamo valutata analogamente a quella che abbiamo visto poco fa, tant'è che il parere è di accoglimento. È rientrato Alberto? No, No, non non può può entrare. rientrare neanche qui. Ok. Chi è favorevole? Tutti. L'osservazione 281 riguarda invece la normativa. Chi riguarda le facoltà edificatorie per alcuni edifici. L'ufficio fa rilevare il contrasto con la legge regionale, che non consente le azioni prodotte dall'osservante. Chi è favorevole? Può rientrare il consigliere Iacomini, non forma. Ma l'hai scritto in chat? L'ha scritta lui direttamente, ora si. Sì. È rientrato il consigliere Iacomini, osservazione 282. È di carattere normativo. L'ufficio la accoglie parzialmente. E produce il parziale accoglimento, una modifica sull'appendice B che riguarda il regime di mutamento delle destinazioni d'uso sui fabbricati di queste categorie, di questa localizzazione. Chi è favorevole? Contrario? Ah, favorevole, contrario, Alberto, favorevole.
283. Osservazione cartografica. Il parere dell'ufficio è di accoglimento, è l'estensione di un nucleo rurale e di conseguenza anche di una sede. Chi è favorevole? Tutti. 284. È una scheda norma. L'ufficio l'accoglie parzialmente. E vabbè, riguarda un adeguamento di alcuni indici della normativa speciale che abbiamo visto durante l'esame della scheda. Chi è favorevole? Tutti. 285. Anche questa riguarda una scheda norma. Siamo da un'altra parte, l'ufficio l'accoglie parzialmente. Stessa situazione in cui abbiamo ricorretto le previsioni di trasformazione con gli indici associati. Chi è favorevole? Tutti. No, Jacopo, scusami, ho sbagliato ad alzare la mano, non c'ero, mi astengo. Vabbè. Rugani astenuta sulla osservazione 285. 286. È una situazione normativa. È parzialmente accolta da parte dell'ufficio. E produce una rettifica, una precisazione delle categorie di intervento ammesse negli edifici di questa categoria funzionale. Chi è favorevole? Tutti. 287. È una scheda norma. L'ufficio accoglie. Non ci sono osservazioni da parte dei commissari favorevoli? Tutti. 288. È un'osservazione normativa. L'ufficio non la accoglie. Riguarda le facoltà rispetto al patrimonio storico di valore architettonico. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Lugani astenuto. Osservazione 289. È di natura cartografica. L'ufficio accoglie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? R astenuto. Osservazione 290. È di carattere cartografico e non è accolta. Riguarda la localizzazione di un parcheggio nell'area della Via Fondi a Camaiore, ritenuta non tecnicamente realizzabile e di conseguenza cartografabile. Chi è favorevole? Contrari?
Astenuti, astenuti Lucani. Duecentonovantuno. È un'osservazione normativa e cartografica. Non è accolta perché non pertinente, interviene sul piano dell'utilizzo delle aree nili e non sul piano operativo. Favorevoli? Tutti. 292. È cartografica e è accolta. È il solito errore che è stato fatto rilevare, corretto ovunque per questo tipo di partizione spaziale. Favorevoli? Tutti. 293. È una scheda norma. L'ufficio accoglie parzialmente. E l'accoglie limitatamente a una parte delle aree che sono in una normativa speciale che vengono richieste in aggiunta da parte dei richiedenti. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Non ho visto come ha votato il consigliere Iacomini. Favorevoli? Ok, quindi l'astensione della consigliera Ruganci. 294. È un'osservazione cartografica che viene accolta dall'ufficio, analoga alla precedente, cioè alla 292. Favorevoli? Tutti. 295. Osservazione anche questa di carattere cartografico, stesso oggetto P4, P2, parere dell'ufficio di accoglimento. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 296. È anche questa di carattere cartografico. Non è accolta dall'ufficio. E riguarda un fabbricato, viene segnalata la non presenza di un fabbricato nella cartografia. E come sempre abbiamo risposto che la base cartografica non è un elemento discriminante per le partizioni spaziali. Favorevoli? Sì, tutti. 297. Osservazione cartografica. L'ufficio accoglie. E è ancora della stessa natura, P4, P2. Favorevoli? Tutti. Osservazione 298, riguarda una scheda norma. L'istruttoria dell'ufficio è di parziale accoglimento. Sì, qui si modificano gli indici della norma speciale. Cos'era questa, scusami? Questo se ne è parlato un bel pezzo di Sì, tempo. la fattoria. La fattoria Benelli, sì. Ah, ok. Allora, parere di parziale accoglimento. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Iacomini e Rugani astenuti. È un'osservazione cartografica che risulta non accolta da parte dell'ufficio.
non è compatibile con il piano strutturale. Favorevoli? Tutti. 300. È una scheda norma. L'ufficio la accoglie parzialmente la proposta di modifica dell'osservante. Credo sia quella, l'ufficio lo conferma, di quell'area in fondo alle bocchette. Una delle Antonella? due, una delle due. Una delle due. Parziale accoglimento della proposta dell'ufficio, la mette ai voti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenute. Momento. Osservazione 301, normativa. L'ufficio la accoglie parzialmente. Era un'osservazione molto ampia, che riguardava le possibilità di cambio d'uso, su cui chiaramente si risponde parzialmente nel merito dell'oggetto del piano operativo. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 302. Anche questa è normativa. L'ufficio la accoglie parzialmente. E a seguito del parziale accoglimento sono state modificate le disposizioni che riguardano, precisate le disposizioni che riguardano la possibilità di ricostruzione, articolo 21,6 c'è scritto, della normativa. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tutti favorevoli? Iacomini, non t'ho visto. Sì, tutti favorevoli. Osservazione 303. È un'osservazione normativa e cartografica. L'ufficio non la accoglie. Si tratta di, nella prima parte, della mancanza di documentazione, nella seconda di un oggetto non pertinente con la materia del piano operativo. Parere di non accoglimento, chi è favorevole? Tutti. Osservazione 304. È un'osservazione di carattere normativo. L'ufficio la accoglie parzialmente. Riguarda le interferenze fra la pianificazione del parco e quella degli strumenti comunali per il cambio di destinazione d'uso. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 305. È cartografica. L'ufficio la accoglie parzialmente. Viene individuata questa partizione spaziale nell'area proposta dall'osservante. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Riccardo, non ho capito come hai votato. Questa è l'osservazione numero 305. La 305, sì. È Ok, favorevole. favorevole. Bene. Osservazione 306.
È un'osservazione normativa. Non è accolta. Chiede lo spostamento di un edificio di impianto storico. Favorevoli? Tutti. 307. È una scheda norma. L'ufficio non accoglie. Perché in contrasto col piano strutturale e al di fuori del limite del territorio urbanizzato, quindi ovviamente richiede i passaggi che sappiamo, pianificazioni e tutto il ciclo equestre. Chi è favorevole? Tutti. È un'osservazione normativa insieme anche cartografica. L'ufficio l'accoglie parzialmente. L'ufficio fa ordine nelle richieste in sostanza dell'osservante, gli dice che può fare alcuni interventi che sono disciplinati nelle norme tecniche, mentre non c'entra nulla il centro abitato ai sensi del codice della strada con le sue definizioni urbanistiche. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 309, scusate, 309, è una scheda norma. Abbiamo modificato la scheda norma, mi ricordo se ne sia parlato anche in maniera significativa di questa osservazione. Il parere è di parziale accoglimento, siamo intervenuti sull'indice e anche sulla modalità attuativa della previsione. Chi è favorevole? Tutti. 310. Un'osservazione di classificazione degli edifici. Viene confermata la classificazione attribuita in sede di adozione e quindi l'osservazione per l'ufficio non è accolta. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Contrario, Rugani. Osservazione normativa riguarda le possibilità di recupero di vani sottotetto in zona 1 a livello di Camaiore. Che nella zona, tra l'altro, disciplinata dal piano d'utilizzo di Arenili. Non può essere accolta proprio per questo. Chi è secondo l'ufficio? Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. Osservazione 312. È un'osservazione normativa. È accolta e produce una modifica all'appendice C delle norme tecniche d'attuazione del piano. Chi è favorevole all'accoglimento? Tutti. Osservazione 313. È una scheda norma accolta dall'ufficio.
accordato integralmente. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 314. È un'osservazione di carattere idraulico, geologico direi, sì. Che non è accolta con istruttoria tecnica del consulente geologo ad Agosta. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 315 riguarda una scheda anonima che non è accolta. Anche qui si tratta di impegni di suolo non edificato esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Come per altre osservazioni, si rileva però la pertinenza della proposta di trasformazione individuata dall'osservante, per quindi future considerazioni. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 316. È di carattere cartografico. È la rettifica di una zona di passo, quindi insomma di accesso. Il richiedente chiede di inserirla in zona B3, l'ufficio accoglie. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Iacomini, non l'ho visto votare. Favorevole? Sì. 317. Osservazione cartografica. Ve la ricorderete, si tratta della previsione di un parcheggio lungo la provinciale Annocchi, in territorio rurale. Metto in votazione chi è favorevole al non accoglimento. Tutti. 318. Osservazione che riguarda la classificazione degli edifici. Edificio di antica formazione, come ricorda l'osservante, che mantiene quella classificazione per l'ufficio, per cui non è accolta. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 319, cartografica. È una modifica nella classificazione di un'area in cui ricade un fabbricato che viene accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 320. È un'osservazione che riguarda una scheda norma al lido di Camaiore. Viene proposta l'introduzione di una nuova previsione di trasformazione che non riveste interesse pubblico. Non vedo articolazioni di voto. La proposta dell'ufficio è non accoglimento. Consigliere Iacomini, dove sei? No, non ha... sì, sei lì. Chi è favorevole? Tutti. 321, osservazione cartografica. L'ufficio l'accoglie con la relativa modifica cartografica. Favorevoli? Tutti. 322. È una scheda norma. Accolta dall'ufficio.
con la modifica cartografica conseguente. Favorevoli? Tutti. 323. Osservazione normativa che viene accolta. Chiede una garanzia sulla possibilità di cambio di destinazione d'uso di un edificio storico. L'ufficio risponde che è ammissibile nella disciplina delle trasformazioni. Chi è favorevole? Tutti. 324. Consigliere Iacomini, ci abbandoni, per favore. Grazie. È di natura cartografica e è accolta. Cambio di classificazione accolto dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. Ora si fa rientrare lo Iacomini. Presentava tutti lo stesso giorno e si faceva prima. Eccolo di nuovo. Osservazione 325. Osservazione sulla classificazione degli edifici. È parzialmente accolta e viene classificato l'edificio. Favorevoli? Tutti. 326. È un'osservazione normativa. L'ufficio anche qui rassicura dicendo che è ammissibile il cambio d'uso, che è l'oggetto della richiesta dell'osservante. Parere di accoglimento, chi è favorevole? Osservazione 327. È normativa e cartografica. Impegni di territorio a destinazione urbana in aree rurali. Chi è favorevole al non accoglimento? Consigliere Erra? Allora, favorevole al non accoglimento, visto tutti, meno che l'Erra. Contrario? Favorevole? No, non ho capito che hai detto. Io sono Allora, favorevole al come. parere dell'ufficio. Sì, favorevole? Sì? Ok, bene. Grazie davvero a tutti. 328. È una scheda norma. L'ufficio l'accoglie parzialmente. Il parziale accoglimento produce una modifica degli indici e delle facoltà trasformative di quell'area. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Rugani astenuto. Osservazione cartografica. Accolta dall'ufficio. Una riperimetrazione dell'area B3. Favorevoli? Tutti. 330. È una scheda norma accolta dall'ufficio.
la modifica dell'indice della scheda e la partizione cartografica, appunto, accolta dall'ufficio, favorevoli? Contrari? Astenuti? Rugani astenuti. 331. È un'osservazione normativa accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 332, osservazione di classificazione degli edifici, accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 333, osservazione cartografica che viene accolta dall'ufficio. Riguarda l'area parcheggio a vado, favorevoli, ne abbiamo parlato anche questa. Sì, tutti favorevoli. Osservazione 334, questa è un'osservazione normativa. Riguarda la definizione della pertinenza, della serie di pertinenza. Non accolta dall'ufficio, favorevoli? Tutti. Osservazione 335, una scheda norma, non accolta dall'ufficio. È una nuova previsione di utilizzo di territorio urbanizzato che, a quanto valutato anche da noi, non ha particolare rilevanza pubblica. Parere di non accoglimento dell'ufficio, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Consigliere Rugani astenuto. Approvato a maggioranza dagli altri. Chi è favorevole? No, scusate. Osservazione 336, scheda norma. Siamo a Capezzano. L'ufficio l'accoglie parzialmente attraverso l'introduzione di una scheda norma che abbiamo disciplinato. Chi è favorevole? Tutti. 337. È un'osservazione di classificazione degli edifici. Non è accolta dall'ufficio. Edificio d'antica formazione. Chi è favorevole? Tutti. Osservazione 338. Riguarda una scheda norma. L'ufficio l'accoglie parzialmente. Produce una modifica dell'indice delle partizioni spaziali nella cartografia legata alla scheda, favorevoli. Tutti? Riccardo, anche te non ti ho visto? No. Contrari? Astenuti, astenuto. Osservazione 339 riguardo la classificazione degli edifici, non è accolta dall'ufficio. Analoga praticamente a quella della culla di poco fa.
Favorevoli, contrari, astenuti, rugani, No, 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 favorevole, scusami. favorevoli, anche rugani, tutti favorevoli. 340. È un'osservazione normativa. Non è accolta dall'ufficio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Riccardo? Io sono favorevole a quello che ha detto l'ufficio, scusate, Bene. mi ero distratto. No, tranquillo. 341. Un'osservazione cartografica accolta dall'ufficio. È una di quelle, Antonella? Una di quelle che abbiamo riosservato in ultimo No, anno, no, non no, no, ricordo. no, no. Ok, comunque accolta. Ma sì, perché erano una colta. Oddio, scusatemi, no, scusatemi, è vero, hai ragione. Scusami, scusami. M'ero un attimino assentata. Hai ragione, è vero. Ok, quindi è come quelle che abbiamo visto su questa, insomma, scansione, no? Accolta, quindi, favorevoli? Tutti. 342. È una scheda norma non accolta dall'ufficio. Viene richiesto un impegno fuori dal limite del territorio urbanizzato, quindi in contrasto con il piano strutturale del PIT. Non accolta di sottolineare l'ufficio, favorevole. Tutti. 343. Parzialmente accolta, l'istruttore dell'ufficio riguarda una scheda norma. È quella dove si è fatto il sopralluogo, scusate, questa qui. Sì. Sì, che ha portato all'introduzione di quella scheda norma come concordato. Sì, parzialmente accolta a ragione di quello che chiedeva, che è diverso da quello che gli si è dato nella disciplina della scheda norma. Favorevoli? Tutti. 344 è una scheda norma, non è accolta. Chiedeva l'introduzione, non la modifica di una scheda norma che abbiamo ritenuto non essere pertinente, ve la ricorderete, forse quel terreno è un terreno libero in sostanza sulla Sarda Nisia Capezzana. Riccardo? Io non sento, mi sentite voi? Sì. Ah, allora sì, ora ti sento, prima. Allora, la metto in postazione. 344, si è detto. Siamo sulla richiesta di una scheda favorevoli, non accolta. Tutti favorevoli. 345. Osservazione cartografica, accolta dall'ufficio. L'inserimento in un nucleo rurale di un fabbricato. Favorevoli? Tutti. 346. Classificazione degli edifici non accolta dall'ufficio.
Favorevoli? Tutti. 347. È un'osservazione cartografica. Parzialmente accolta. Va bene. Quindi si ricorregge la perimetrazione del nucleo alurale, non come richiedeva, ma insomma, riperimetrando secondo i criteri che ci siamo dati. Parzialmente accolta, che favorevole? Tutti. 348. Scheda norma, parzialmente accolta dall'ufficio. Viene appunto accolta parzialmente la modifica che viene proposta e produce una modifica dell'indice delle partizioni spaziali della scheda. Chi è favorevole? Tutti. 349. È una scheda norma, anche questa parzialmente accolta. Gli amassoni, vi ricorderete, anche qui se ne è ragionato, abbiamo riaggiustato in ragione delle richieste, indici e cartografia. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astensione del consigliere. 350. Un'osservazione normativa non accolta dall'ufficio. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Astenuta Lugano. 351 è una scheda nuova. Ma qui si parla solo di riperimetrazione, no? O sbaglio, di questa 351, che sono due queste osservazioni. Di Mi togliere pare. alcuni immobili da dentro la. Riguarda questa, allora, quest'area qui è collegata con la 500, collegata, insomma, c'è anche la 500. Parzialmente accolta, perché parzialmente accolta? Non me la ricordo questa cosa qui. Cos'è che accogliamo? Qui si accoglie. Aspetta, che guardo la scheda. Si toglievano gli edifici, no? Si riperimetravano. Perché erano stati ridotti anche il numero delle unità immobiliari, mi No, no, sembra. non è questa, non è questa. Questa chiede, mi sembra, di scorporare. Dell'ex Eh? cantiere. Riccardo dice, No, ma c'è dopo quell'altra, mi sembra. Riccardo sta chiedendo, siccome sono due le osservazioni sulla cartiera, la 351 e la 500, lui vuole sapere se c'è una Cosa distinzione. accogliamo con questa? Con La 351? Sì. Aspetta, che guardo l'osservazione completa perché qui non c'è. Ma perché non ricordo, ce n'è più di una sullo stesso oggetto? No, ce ne sono due, la 351 e la Quindi 500. Riccardo vuole capire la differenza di contenuto, via, per regolarsi sul No, voto. voglio capire per questa osservazione qui, abbiamo parzialmente accolta, no? Cos'è il parziale accoglimento della 351? Allora, aspetta, intanto io, siccome non è che me le ricordo, non è che sono una No, macchina, ma ci bisogna che vada a mancherebbe. guardarmi, erano tre i punti. Allora, Sì. chiedeva
Si riscontrano nelle cartografie incongruenze nella perimetrazione dell'area. Sulla scheda norma tra la mappa catastale e quella del PIO, tra la perimetrazione riportata sulla tavola QP4B e sulla scheda norma. Poi al punto 2 si chiede di verificare la superficie territoriale, in quanto facendo riferimento alla scheda norma appare molto diversa. La superficie territoriale risulterebbe da una verifica a metri quadri 10.300, di cui 7.200 in sponda sinistra del torrente Camaiore e 3.100 in sponda destra invece di 12.340. Poi al punto 3 si chiede altresì di apportare le seguenti modifiche. Scorporare dalla superficie territoriale dell'area ST41 le superfici pertinenziali dei fabbricati storici, che dovranno rimanere con ristrutturazione edilizia conservativa per una semplificazione della norma e dell'intervento attuativo, metri cubi 1100. Deperimetrare sull'area ST41 le particelle che non sono di proprietà, in particolare quelle dell'amministrazione provinciale, che fanno riferimento all'area pertinenziale alla viabilità, la rotatoria già adeguata e completate tra viabilità e verde, metri quadri 1700. Tale modifiche comporteranno la modifica della superficie territoriale che diventa 7500 e quindi una nuova articolazione spaziale da definire. E quindi, e c'era la tabella dove faceva vedere Ma tutti io gli interventi. chiedo, se ho Comunque, capito, andare a ascolta, vedere rimane la là. scheda cosa è stato modificato. Comunque, nella scheda norma, scusate, nella scheda norma che è stata modificata, che è la SD 4.1, ST 4.1, sono riportate modifiche introdotte all'accoglimento delle osservazioni 351 e 500, dove si prevede appunto quelle aree A e B di atterraggio dei volumi a Lido e a Capezzano. Sì, ma se ho capito bene, Ma io Riccardo vorrebbe capire, posso, perché ho capito io, Riccardo, vorrebbe capire cosa c'è nell'una e nell'altra, nel senso che potrebbe accadere, interpreto, che magari su una, che magari ha una portata, diciamo, politico-amministrativa di valutazione meno importante, possa anche essere d'accordo, no? Che ne so, se abbiamo corretto degli errori sui dati o cose più marginali, mentre magari un'altra, che è più corposa sotto il profilo, no, delle scelte, magari non è d'accordo. Se ho capito bene, bisogna andare a vedere la scheda perché io non me le ricordo a memoria. mi basta Mi andare a vedere la ricordo, scheda e bisogna vedere andare a cosa è vedere la stato scheda modificato in modificata. osservazione e cosa è Sì, stato per, scusate, io mi ricordo, no? Però può darsi che mi ricordi anche male, che si parlò su questa osservazione, no? Dalla perimetrazione di quest'area qui venissero tolti gli edifici, quelli che c'erano storici, sì, e no? quelli sono stati tolti. Ma Ma dicevo, è questa osservazione qui, la 351, parzialmente accolta, accoglie quella di togliere dalla perimetrazione questi edifici storici? Riccardo dice, Sì, se la 351 lo so. riguarda esclusivamente correzioni di errori materiali e l'eliminazione di questi edifici storici, mentre tutto l'aspetto più sostanziale della previsione, cioè l'atterraggio, il decollo, è nella 500, magari Bravo. sulla 351 ci sta che sia d'accordo anche lui. Ora interpreto, Sì, sempre. giusto. No, hai e ragione. questo interessa anche a me, stesso discorso di Interessa anche. Riccardo. E allora Forse dubbi avevamo. bisogna andare a vedere la scheda norma dove sono riportate le note Io, dell'osservazione che ha dato Riccardo, a luogo. memoria e ascoltando quel che ha riletto l'ufficio, mi sembra che la 351, proprio per quel che ha letto l'ufficio ora, faccia riferimento alle cose pacifiche, per capirsi. E mi sa che l'altra invece è quella, diciamo, che D'accordo, ma anch'io volevo la conferma. Infatti, mi sembrava che già in quindi passato si Antonella, parlò. capito? Magari vedere la 351 se fa riferimento a questi aspetti più marginali e pacifici, capito? Bisogna Ce vedere la l'abbiamo, scheda norma. Antonella, Antonella. ce l'abbiamo da andare a vedere sulla commissione che facemmo a suo tempo? No, ma Riccardo, puoi vedere direttamente, possiamo aprire la Insomma. scheda norma dove ci sono riferimenti allo se quando abbiamo cambiato qualcosa, c'è sempre la nota de Sì, ma senti, come l'abbiamo dell'osservazione. sentita insieme, capito? Quella scheda norma lì è unica. Io la volevo capire. Però ha ragione la Manola, se loro hanno riferito, come nel caso delle modifiche normative, no? A cosa sono dovute, si ricostruisce da dove vengono. Ok, va bene.
Se si può vedere subito, se no si potrebbe anche pensare di vederla insieme alla 500, nella Sì, votazione. dicevo, ora intanto dicevo se l'Antonella si ricorda di rivedere quella commissione lì, ora non mi ricordo quando fu. Scusate, faccio una proposta. Allora, la 351 e la 500, al di là, riguardano la stessa area, le abbiamo affrontate insieme. Rispetto a questa richiesta che arriva dal consigliere R della consigliere Rugani, visto che non ci si arriva stasera alla 500, richiedo all'ufficio, guardatevi l'istruttoria e a cosa sono dovute le modifiche che portano al parziale accoglimento dell'una e dell'altra. Ok, Alla per me prossima va bene. commissione si riferisce prima di trattarla e di conseguenza commissari esprimono il parere. Osservazione 352. È un'osservazione cartografica. È parzialmente accolta dall'ufficio. Ok, quindi edifici specializzati in territorio rurale, perché siamo in territorio rurale, richiedente la va confusi con i D3 del territorio urbanizzato. Per il resto è accolta. Favorevoli? Iacomini? Sì, anche lui. Osservazione 353. È un'osservazione cartografica accolta dall'ufficio nella stessa area. E porta alla correzione delle classificazioni territoriali. Favorevoli? Tutti. Osservazione 354. È un'osservazione normativa non accolta. Non accolta perché il cambio di destinazione d'uso nel territorio rurale si può a certe condizioni che non sono quelle dei fabbricati in questione. Favorevoli? Tutti. 355, osservazione normativa e cartografica. Ok, a seguito dell'osservazione viene riclassificata per bene il manufatto. Per la parte normativa è limitatamente accolta. Favorevoli? Tutti. Osservazione 356, cartografica non accolta dall'ufficio. È incompatibile col territorio rurale la proposta dell'osservante non accolta dall'ufficio. Favorevoli? Tutti. 357. Accolta la scheda norme. Questa. Sì, la questione del parcheggio in via Ferrarin con la previsione di Qui c'era, qui trasformazione. si ricorda, Riccardo, ti ricordi, eri? Sì, Non eri favorevole, qui c'è ok. un'articolazione, è vero, parere d'accoglimento che è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, il consigliere Iacomini, come ho detto, contrario, R. Osservazione 358, di natura cartografica. Accolta dall'ufficio.
va bene, questa è una richiesta di correzione semplice per un terreno agricolo. Favorevoli? Sì, 359. È una scheda norma accolta dall'ufficio. Anche queste articolazioni di voto diverse, Sì, hai fatto bene a dirlo, riguarda l'area impermuta nel centro di eh? Sì. Camaiore per l'attrezzatura di un parcheggio. C'è un'articolazione. Di voto. Non vi L'articolazione risulta? di voto, questa non me la Non ricordo. vi risulta a voi? Ma perché mi sembrava di essere, a Aspettate. me mi sembrava di essere favorevole. Soltanto che mi sia confusa con quella di prima. No, no, Eh? guardiamola, però a me mi sembrava. Cioè, No, No, era infatti evidente che fu volevo da chiedere fare. chi è. Io non me la Aspettate, eh. ricordo. Cioè, magari si discusse che c'era da chiarire con Cinquini, ma mi sembra che poi. Aspettate, era Io una scheda. infatti non avevo annotato Ma no, niente. allora può darsi che la Va possono bene, dai, votiamola, controllare, votiamola, votiamola. eh? Vai. Può Chi è favorevole? Tutti. darsi che mi sia confusa con quella di prima, allora l'ho Sì, segnata. infatti. Perfetto, Abbiamo sciolto le riserve, comunque, 360. meglio così. 360, allora, una scheda norma, una colta dall'ufficio, una capezzana. Ho capito, Jacopo, che hai detto? Osservazione 360, non accolta dall'ufficio, riguarda una scheda norma che non è coerente con le previsioni del piano strutturale perché occupa un'area libera che è anche un parco. Favorevoli? Io alle 6:30 ci avrei da andare via, però, Jacopo, ti mi aspetta. Sì, anche perché Jacopo tanto non si finisce, quindi è inutile andare avanti. No, appunto, no, vabbè. La 360 l'avete votata? Abbiamo votato, arriviamo un po' a questa paginetta lì e poi vabbè. Ok, Jacopo. 300, in fondo alla pagina, 361. È una scheda norma accolta. Parcheggio, area parcheggio. Favorevole. Contrari, astenuti, astenuta consigliere. Osservazione 362. Il cartografica parere dell'ufficio di accoglimento. Estensione del nucleo rurale. Favorevole. Tutti. 363, osservazione sulla classificazione degli edifici, non accolta, viene confermata la classificazione, favorevoli, tutti. 374. È un'osservazione cartografica non accolta. Non accolta perché investe significativamente il territorio rurale, pur nella zona di protezione della riserva, che ce n'è anche assai. Favorevoli? L'ultima, 365. Osservazione di classificazione degli edifici, parzialmente accolta da parte dell'ufficio. Favorevoli? Tutti. Allora io arriverei fino a qui, accordiamoci per la prossima data. Possiamo chiudere la commissione allora, nel senso la registrazione. Se vogliamo, va bene, chiudiamo pure.